Buongiorno, benvenuti a un altro appuntamento di Politica Press. Ho il piacere di avere qua vicino a me Giorgia Meloni, che è presidente di Fratelli d'Italia. È la seconda volta che viene, è stata una battaglia per riaverla, lo devo dire, devo dirlo. Però ci siamo riusciti, sono felice e perché è sempre divertente parlare con l'onorevole Meloni. Non si può partire che parlare del coronavirus, che purtroppo è toccato anche a noi. Insomma, ci sono dei casi di contagio adesso in Lombardia, ma il tema lo affronteremo più avanti. Partiamo da Fratelli d'Italia. I sondaggi vi danno in impennata, non in salita, in impennata. C'è stato un riscontro importante in Emilia e Calabria. Io penso che lo sperasse, ma se l'aspettava così? Si immaginava così? Ma guardi, io di natura non sono mai particolarmente ottimista, quindi diciamo penso che le cose andranno sempre peggio di come poi effettivamente vanno. Però io ho sempre saputo una cosa, che ho anche dichiarato in tante occasioni, che Fratelli d'Italia, una volta in cui diciamo fosse riuscita a superare tutte le soglie di sbarramento possibili, avrebbe in realtà recuperato una fetta significativa di italiani che già da tempo volevano votare Fratelli d'Italia, ma non lo hanno fatto per paura che il loro voto fosse disperso. Cioè, quando tu balli sulle soglie di sbarramento e sei un piccolo partito così considerato, poi la gente non si rende conto che un partito è piccolo finché non lo voti, no? Ma vabbè. Molta gente magari ti voterebbe, ma non lo fa perché vuole che il suo voto conti. Quando noi alle ultime europee abbiamo finalmente raggiunto il nostro 6,5%, quindi diciamo un risultato che ti proietta come partito che c'è, esiste, vince, e questo ha avvicinato tutti quegli italiani che con tanto rispetto hanno guardato al lavoro che abbiamo fatto in questi anni, e forse anche essere rimasti l'unico partito che insomma che si sa esattamente cosa sia in un panorama nel quale ci sono enormi oscillazioni nell'identità dei partiti, anche questo forse aiuta. Diceva Vittorio Scarpi scherzando qualche giorno fa, Fratelli d'Italia è come l'Harry Sbar. No, ci vai, non ci vai, però sai esattamente cos'è, sai cosa troverai, sai dov'è posizionato. E insomma, io non mi sento l'Harry Sbar, nel senso che sceglierei un altro tipo di locale magari, no? Un po' più popolare se vogliamo, però è una definizione nella quale mi sono ritrovata. Forse anche questo. Ma c'è un obiettivo? Raggiungere il... Superare il Movimento 5 Stelle adesso. Superare il Movimento 5 Stelle e poi chiaramente insomma io vengo dalla storia della destra, per me il così insomma, se io devo guardare all'obiettivo che mi piacerebbe è insomma riportare ovviamente definitivamente la destra alle percentuali che furono del suo momento di massima sviluppo nella storia repubblicana, e quindi vediamo. Prima di dare la parola ai miei colleghi, al vice direttore Assetta Donatella Di Vinto, faccio ancora una domanda. Un aggettivo per definire in questo momento il centrodestra? Guardi, la stupirò, coeso, perché queste ricostruzioni che io vedo ogni giorno su queste discussioni, su questo fatto, in particolare tra me e Salvini, questo fatto che qualunque cosa io dica viene visto come un controcanto a Salvini, qualunque cosa dica Salvini viene visto come un tentativo, non è vero. Cioè lo so perché lo so, sono io poi che dico le cose e so con quale spirito le dico, e non mi sfugge che chiaramente la compattezza di una coalizione che può avere numeri molto importanti, perché la Lega non scende e Fratelli d'Italia continua a crescere, Forza Italia bene o male alla fine si difende, e mi rendo conto che la compattezza può fare paura. Il gioco dei nostri avversari, illegittimo, giusto se vogliamo, è quello di tentare di mettere zizzania, e quindi ogni giorno vengono amplificate queste cose. Non è vero. Abbiamo le nostre fibrillazioni come ce le ha qualunque famiglia, abbiamo in questo momento sicuramente aperta la discussione sulle regionali, però tutte le discussioni che abbiamo partono da un presupposto: noi intendiamo governare questa nazione insieme. Bene. E quindi rispetto diciamo a quello che si vede al governo attuale, al governo precedente, stiamo avantissimo. La sua opinione e quella del suo staff è che quindi questa crescita indubbiamente che c'è secondo tutti i sondaggisti, mentre per Forza Italia o per la Lega qualcuno dice scende la Lega, oppure scende addirittura, un sondaggio dell'altro giorno diceva sotto al 27%,
Comunque, fatto sta, tutti concordano invece sulla crescita di Fratelli d'Italia. Questo margine di crescita, secondo lei, quindi arriva da dove? Dall'astensionismo? Oppure siete riusciti in qualche modo, con delle posizioni che adesso non riassumo, ma che lei sa bene, sia rispetto a Forza Italia, sia rispetto alla Lega, di distinguo così, a erodere evidentemente una parte di elettorato che non era così soddisfatta di alcune cose? Guardi, partiamo dal presupposto che a me non interessa particolarmente erodere l'elettorato dei miei alleati, non fosse altro perché tanto con loro voglio andare a governare, e quindi il gioco, per carità, può rafforzare Fratelli d'Italia, ma complessivamente non cambia nulla nella coalizione. La sfida nostra dovrebbe essere, per tutti, quella di andare a cercare al di fuori del nostro perimetro. Io, per esempio, continuo a ritenere che ci sia nell'elettorato in uscita, giustamente in uscita da un Movimento 5 Stelle e che ha tradito tutto quello che poteva tradire, anche molto elettorato di destra, se vogliamo, di centrodestra, che può tornare a casa. Per paradosso incontro tanta gente di sinistra che nelle nostre battaglie sociali si ritrova più che nel lavoro che oggi fa il Partito Democratico. C'è comunque in tutti i sondaggi un 35-38% di indecisi, non voto, astensionismo, che è una fetta di italiani enorme. Poi, per carità, sicuramente, ecco, il lavoro che noi abbiamo fatto in questi ultimi anni, molto concentrato sui temi della produzione, cioè Fratelli d'Italia è un partito fieramente produttivista, cioè un partito che difende l'impresa, che difende i professionisti, che difende, io ieri sono stato all'assemblea dei commercialisti, per cui il lavoro che abbiamo fatto parlando di temi estremamente concreti che fanno parte della quotidianità di gente che vorrebbe lavorare, si ritrova uno Stato che ti fa di tutto per farti chiudere, sicuramente questo ha diciamo fatto di Fratelli d'Italia un partito che può essere oggi un riferimento anche per chi storicamente magari votava Forza Italia, perché Berlusconi è una persona che su queste tematiche, ma anche la Lega, che al nord è sempre stata molto forte, che quindi su queste realtà ha fatto da traino. Forse ci ha aiutato anche il fatto, appunto, di non aver votato il reddito di cittadinanza, perché al governo con i 5 Stelle non ci siamo andati, piuttosto di aver fatto le battaglie che abbiamo fatto contro l'obbligo della fatturazione elettronica, aver parlato ai professionisti due settimane fa, commercialisti, non è una cosa estemporanea, e due settimane, un mese fa in aula noi abbiamo portato una articolatissima mozione in 22 punti su tutto il tema delle professioni, che io considero oggi i professionisti siano i grandissimi dimenticati d'Italia, e non è gente che naviga nell'oro, è gente che ha esattamente gli stessi problemi che hanno tutti quanti gli italiani, e abbiamo costretto il Parlamento a parlare di questi temi. Magari tutti gli altri partiti sono stati meno attenti, e io credo che sia questo lavoro di presenza sui temi concreti che avvicina molta parte di elettorato, penso trasversalmente a tutto l'arco costituzionale, quindi non direi che stiamo togliendo a qualcuno o togliendo all'altro. Ripeto, la Lega mi pare che i sondaggi tra l'altro la diano in crescita questa settimana, per cui proprio non mi pare che ci siano. Forza Italia ha avuto un problema di maggiore difficoltà soprattutto in alcune regioni, però poi, ripeto, io credo che ci sia un elettorato che arriva a Fratelli d'Italia molto diffuso, che dipende soprattutto dalle battaglie che abbiamo fatto. Le regionali come siamo messi? Siamo tra coloro che sono sospesi, si direbbe, no, siamo messi sempre nella stessa maniera. Io aspetto una parola definitiva da parte della Lega, in particolare, perché mi pare che Forza Italia sia stata abbastanza chiara. Non voglio fare polemica, non farò polemica, penso semplicemente che sia giusto rispettare i patti che sono stati sottoscritti da tutti, con l'accordo di tutti, perché le squadre forti si costruiscono così, potendosi chiaramente fidare l'uno dell'altro. Io mi fido di Matteo Salvini, e siccome lui ha stipulato dei patti con me, credo che quei patti vadano onorati, e io lo posso dire perché tutti sanno che Fratelli d'Italia è un partito che per onorare un patto è disposto a qualunque tipo di sacrificio. Tutti si sono sempre potuti fidare di noi, e io chiaramente chiedo agli altri di avere la stessa fermezza. È evidente che c'è un problema al momento sulle regionali, cioè almeno Salvini dopo l'Emilia Romagna ha detto chiaramente che vuole rivedere le candidature. Raffaele Fitto al momento è un candidato vincente in Puglia perché ha dei sondaggi che lo danno favorito. Perché secondo lei Salvini invece lo mette così in discussione? Forse perché sta perdendo terreno al sud? Allora, intanto grazie per aver ricordato i sondaggi, perché poi quando si parla di queste questioni bisogna sempre avere l'umiltà di guardare anche i dati.
Raffaele intanto è una persona che oggi è co-presidente del gruppo dei conservatori europei al Parlamento europeo, quindi una persona autorevolissima per una candidatura da presidente della regione, che sceglie tra l'altro di lasciare un incarico estremamente prestigioso per tornare a occuparsi della sua terra, che è e rimane il suo grande amore. È una persona onesta, è una persona capace, è una persona competente, perché poi bello vincere le elezioni, ma le regioni le devi governare, e le devi governare con i migliori. Allora noi dobbiamo partire da chi è il migliore. Io, siccome voglio vincere e voglio governare bene, tendenzialmente quando propongo un candidato, diciamo, ho fatto tutte le valutazioni possibili e immaginabili, che oggi infatti nel caso di Fitto vengono ampiamente confermate, che vengono confermate nel caso di Francesco Acquaroli nelle Marche. Anche ieri sono usciti per le Marche dei sondaggi che danno Francesco Acquaroli vincente su tutte le ruote. Poi le campagne elettorali, io non sono... Abbiamo stravinto? No, io sono convinta che le battaglie le vinci quando le hai combattute, però diciamo sulla carta sono due ottimi candidati. Io non so quale sia la ragione reale per la quale la Lega stia prendendo tempo, credo che sia molto figlia anche delle questioni territoriali, perché poi chiaramente ognuno di noi che ha un partito sul territorio deve rispondere alle pulsioni che arrivano dai partiti sul territorio, e quindi diciamo, tendo a derubricarle a questioni territoriali, e che comprendo, e quindi non voglio, per questo non sto facendo polemica, non voglio fare polemica. Però obiettivamente abbiamo preso dei candidati che sono i migliori candidati possibili, li abbiamo proposti alla coalizione, la coalizione ha detto che andavano bene. Io dico, cominciamo a fare la campagna elettorale, perché l'unica cosa che non bisogna fare è logorarli. È logorarli noi prima di cominciare la campagna elettorale. Quello è l'unico modo che, diciamo, compromette una campagna elettorale. Quindi chiedo di chiudere questa querela, chiedo di andare avanti, e sono certa che, come è accaduto in Abruzzo, nell'unica occasione in cui abbiamo finora, come Fratelli d'Italia, potuto esprimere un presidente di regione, perché io ricordo che un partito oggi stimato al 11,5% in Italia, su ormai quante sono le regioni governate dal centrodestra, moltissime, non me le ricordo esattamente, ma saranno 15 almeno, e ne governa una, per cui, diciamo, per il resto abbiamo fatto la campagna elettorale a pancia a terra per i candidati degli altri partiti della coalizione, l'abbiamo fatto con amore. Però quando abbiamo presentato Marsilio abbiamo stravinto, e se ci si aiuta e ci si mette tutti i remi, penso che si possa agevolmente tentare di vincere anche queste regionali. Ma lei prima ha definito il centrodestra coeso, è ovvio che si vuole un po' cioè si sta mettendo in campo quasi un braccio di ferro, cioè comunque le tensioni ci sono, il vertice non c'è stato ancora, il famoso vertice annunciato, ma per questa coesione del centrodestra eventualmente lei sarebbe disposta a rinunciare a Fitto? Ma io non ho ragione di rinunciare a Fitto, sinceramente, cioè io sono disposta a fare tutto se mi si dà una motivazione seria per farlo, e in questo caso io francamente non vedo la motivazione. Si dice Fitto non è un candidato nuovo, ma che discorso è? Ma neanche Zaia è un candidato nuovo, però lo candidiamo, perché? Perché è il migliore. Salvini ieri è andato a presentare un candidato, mi pare a Chieti, che è una persona che io conosco da 25 anni, perché quando, cioè uno, ogni territorio ha la sua storia, ogni territorio ha i suoi bisogni, uno deve fare delle valutazioni, deve confrontarsi col territorio, deve confrontarsi col consenso, con l'umore che c'è, e poi fare una scelta che sia possibilmente vincente. Non c'è mai il gioco del deve essere per forza nuovo, deve essere per forza giovane, deve essere per forza donna. Lo dico io che sono una donna, l'ho sempre rifiutato. Bisogna mettere in campo i migliori. Oggi, secondo me e secondo tutti i sondaggi, Fitto è il candidato migliore, quindi qualcuno mi dovrebbe dare una spiegazione, diciamo, convincente, perché io di fronte a una spiegazione convincente ascolto tutto. Però diversamente, se diventa solo una questione di partito, di egoismi territoriali, penso che non sia fruttuoso per nessuno. Però ripeto, siccome non voglio fare polemica, perché sono convinta che noi la soluzione la troveremo su questa vicenda, e che la troveremo con Matteo Salvini, e che Matteo, che è una persona intelligente, capace e lucida, ha ben chiaro che poi l'obiettivo è per tutti vincere. Quindi capisco tutte le difficoltà, penso che ci vedremo, e che ci vedremo a breve, penso che la risolveremo, insomma. Ma diciamo che finora il partito che ha fatto più passi indietro all'interno del centrodestra è Fratelli d'Italia, e non è che lo dico io, lo dicono i risultati, perché la Lega governa credo 7-8 regioni, Forza Italia governa altre 3-4, no? Governiamo una, quindi finora diciamo siamo noi che abbiamo
lavorato tantissimo per aiutare gli altri. Abbiamo fatto, ripeto, con amore e perché era giusto, perché noi eravamo il terzo partito della coalizione, eravamo il più piccolino, eravamo quello che aveva diritto ad avere meno. Oggi però, cioè, quello che ci siamo guadagnati non ce l'ha regalato nessuno. Chiedo semplicemente lo stesso rispetto che io ho garantito agli altri. Questo weekend, sabato, nelle piazze d'Italia ci sarà una raccolta firme per 4 provvedimenti. Sì. Forse il più importante è quella delle elezioni dirette del Presidente della Repubblica. Sì, speriamo che venga a firmare anche Matteo Renzi, che ha proposto adesso l'elezione diretta. Curioso che diciamo abbia incollato l'Italia per qualche mese a una riforma costituzionale che non prevedeva niente di ciò quando è stato al governo. In compenso, quando Renzi fece la sua proposta di riforma costituzionale, noi facemmo una serie di emendamenti sul presidenzialismo nelle sue varie forme, perché poi, come vedete, ci sono varie forme. Il sindaco d'Italia, la proposta di Renzi prevede l'elezione diretta del capo del governo, poi c'è il semipresidenzialismo, che è una proposta che noi abbiamo portato in aula, che è l'elezione diretta del capo dello Stato che poi nomina il governo. E la proposta invece più facile di tutte, la più immediata, quella che si può immediatamente portare a casa, che fa parte di queste 4 proposte di legge sulle quali stiamo raccogliendo le firme, è l'elezione diretta del capo dello Stato. A poteri invariati noi chiediamo che il prossimo Presidente della Repubblica lo possano scegliere gli italiani. Intanto perché consideriamo che diciamo sarebbe un metodo più rappresentativo della volontà popolare. E in secondo luogo perché magari se togliamo l'alibi a questo governo a stare in sella fin quando non si sceglie il prossimo Presidente della Repubblica, perché non sia mai che lo sceglie il Presidente, il centrodestra, un Presidente della Repubblica, aiuto. E insomma, con l'elezione diretta il problema si risolve. Ma perché c'è questo aiuto? Fate paura? Perché avete magari qualche idea facciamo strana? Facciamo paura, non è che facciamo paura perché abbiamo qualche idea strana, facciamo paura perché diciamo noi non facciamo parte del mainstream. E quindi al mainstream che governa, i gangli che contano in Italia, è certo che se non puoi controllare qualcosa è meglio che quel qualcosa non abbia troppo spazio, insomma mi pare assolutamente così. Sicuramente noi siamo gente che in Europa, invece di stare lì in ginocchio a eseguire ordini, porrebbe anche le questioni di interesse nazionale, perché io quando sento l'Europa dire che bravo Paolo Gentiloni, sento i francesi dire che bravo Paolo Gentiloni, ma ti credo, Paolo Gentiloni faceva il ministro degli esteri, ai francesi gli ha regalato un pezzo di mare italiano, ha tentato di regalargli un pezzo di mare italiano col trattato di Caen che abbiamo bloccato noi perché ne abbiamo impedita la ratifica in Parlamento, senza alcuna ragione. Anche io, se fossi francese, vorrei Paolo Gentiloni a rappresentare l'Italia nella Commissione europea. Cosa diversa è avere invece, senza dover per questo uscire dall'Europa, uscire dall'euro, spaccare tutto, andare in Europa e rivendicare anche i propri diritti come fanno legittimamente francesi e tedeschi. Però è ovvio che oggi i francesi e i tedeschi preferiscono che ci sia la sinistra che fa quello che dicono loro piuttosto che quello che interessa agli italiani. Dopodiché, torniamo sulle 4 proposte di legge, perché noi domani facciamo banchetti in tutta Italia, ci saranno 1000 banchetti allestiti, siamo molto vicini a raccogliere queste 50.000 firme, per cui chi vuole venire a darci una mano al netto di Renzi, speriamo che venga a firmare. 4 proposte di legge sono l'elezione diretta, l'abolizione dei senatori a vita, l'introduzione di un tetto alle tasse in Costituzione, che è un'altra grande materia, perché vede, anche quando abbiamo fatto questa manovra finanziaria ci hanno detto che non aumentava l'IVA e non è aumentata l'IVA. Poi hanno messo la tassa sulla plastica, che di fatto aumenta il prezzo dei prodotti che hanno un confezionamento in plastica. Stanno triplicando nel 2021, quadruplicando nel 2022, quintuplicando nel 2023 le accise sul gasolio, che significa aumentare il trasporto delle merci, che significa aumentare il costo di tutti i prodotti. La tassa sullo zucchero non ne parliamo, perché non è manco una tassa sullo zucchero, è una tassa sulle bibite dolci, indipendentemente da quello con cui sono zuccherate. Ti devi bere la cicuta, loro dicono che niente, se bevi una cosa dolce la devi pagare di più, che è un altro modo per tentare di dare una copertura decente al fatto che ti aumentano le tasse. Alla fine ti hanno aumentato l'IVA, ma te la chiama in un altro modo. Questo perché? Perché non esiste una norma di rango costituzionale che impedisca di tassare la gente oltre un massimo sostenibile. Se ci fosse una norma di rango costituzionale, il gioco delle tre carte che si fa ogni anno, ti metto una tassa di qua e te la tolgo di là, non si potrebbe più fare, perché la mentalità della politica non sarebbe più quanto mi serve per coprire la mia mostruosa spesa pubblica, sarebbe quanto è il massimo che posso prendere dalle famiglie e dalle imprese di questa nazione. Ecco, questo è anche quello che posso spendere, cioè il principio del bravo padre di famiglia, ok? Quella è la terza proposta. La quarta riguarda il rapporto con l'Europa e l'introduzione di una clausola nella nostra Costituzione che consente di, diciamo così, non rendere automatica
come si dice, l'introduzione di alcune norme europee se vanno in aperto contrasto con il nostro interesse nazionale. Lei ha citato Renzi prima, non le chiedo se questa legislazione, se questo governo tiene, le chiedo invece se non tiene, si va al voto come lei auspica spesso, anzi in tutte le occasioni, giustamente dal suo punto di vista, in che maniera si va al voto con in mezzo al referendum costituzionale, questo taglio dei parlamentari? Ovvero c'è la possibilità di fare un governo di elezioni, delle larghe intese di cui si è mormorato, di un'intesa tra i due Mattei su alcuni punti fermi. Questa posizione di Renzi che lei citava è una strizzata d'occhio anche a un elettorato di centrodestra, un avvicinamento, diciamo così, proprio in quella direzione. Beh, quello di Renzi è un tentativo di sparigliare le carte, perché Renzi è un grande giocatore di risico. Poi io non vedo la politica come una partita di risico. Risico è risico, la politica è un'altra cosa, è una cosa molto seria. E questo fatto di fare questo, di muovere queste pedine nel palazzo, fregandosene totalmente di quello che c'è là fuori, di quello che vuole la gente, di quello che la gente pensa, di quello per cui la gente ha votato, a me francamente fa rabbrividire. Dopodiché io francamente non sono d'accordo con la premessa che sento in generale in questi giorni, no, la premessa è: non si può votare, quindi che ci inventiamo se cade il governo? Mi permetto di dissentire sul fatto che non si possa votare, le spiego perché. Secondo me 29 marzo si voterà per il referendum costituzionale. Il referendum costituzionale ha un esito scontato, tutti sanno che vincerà il sì. Quindi noi dobbiamo ragionare come se i parlamentari fossero già tagliati. Io lo dico anche perché sostengo il sì, ma escludo che vinca il no, ok? E lo esclude chiunque. Perfetto. Significa che noi oggi, in questo momento, possiamo metterci a lavorare su una proposta, diciamo, di modifica della legge elettorale, perché vanno ridisegnati i collegi, anche senza modificare la legge elettorale. Noi possiamo cominciare a disegnare i collegi nuovi adesso. E possiamo adesso votare una norma che abbia una clausola di salvaguardia, come c'era durante il referendum del governo Renzi, che anche lì modificava, no, il numero dei parlamentari. Per cui noi oggi disegniamo, adesso ci mettiamo, se siamo tutti in buona fede, no? Se no stiamo giocando, non si può votare. No, si può votare. Poi decidete che non volete votare, è un'altra cosa, ma lo dichiarate, non venite a dire non si può votare. Si può votare, si fa la legge oggi. L'ultima legge elettorale l'hanno fatta quando gli interessava in una settimana e mezza. Io ci sto, la voto subito, voto le modifiche dei collegi anche a legge elettorale invariata, e non votai il Rosatellum, ma mi va bene votare con il Rosatellum pur di poter votare. Si fa oggi e si dice: entra in vigore norme transitorie. Entra in vigore all'esito del referendum del 29 marzo. Sa che cosa significa? Che il 29 marzo lei può indire le elezioni e può andare a votare a maggio. Per cui non è vero che non si può votare, ed è per questo che io non mi presto a una discussione su tutti i governi possibili e immaginabili, di inciucio, di responsabili, che poi tutto c'è di responsabile fuorché fare un altro inciucio di palazzo, ma questo è un altro tema. I voti di Fratelli d'Italia non ci sono per fare nessun tipo di governo alternativo, perché io dico che si può andare a votare, e porterò queste proposte ovviamente in tutte le sedi in cui posso portarle, così vediamo chi ci sta e chi no. E gli alleati di centrodestra ci stanno? Penso proprio di sì, direi che sono quelli di centrosinistra che non ci stanno, primo fra tutti Renzi, che vuole far cadere il governo ma non vuole andare a votare. Lui vuole fare nella vita il kingmaker, si mette lì e decide: tu fai il premier, adesso tu non vai più bene, vai bene tu. Ragazzi, ma neanche quando c'era l'elezione basata sul censo, ok, si vedevano queste scene. Intanto questo governo sta cercando di ritoccare quello che ha fatto il governo giallo-verde, ad esempio sulla sicurezza. Decreti sicurezza. Stiamo cambiando, si sta cercando di cambiare qualcosa, si parla molto meno di migranti, ha notato? Certo, perché adesso non si può dire più che sbarcano, perché altrimenti la sinistra non prende i voti, ma non li prende uguale, anche se dice che non sbarcano, anche se fa finta che gli immigrati non sbarchino più. Torniamo al tema di prima, no? Si dice in questi giorni Renzi, Salvini hanno l'accordo, diciamo, a me parrebbe molto strano che Salvini si mettesse d'accordo con qualcuno che intanto sta, perché Renzi su questo è molto ingaggiato, sta lavorando per abbattere i decreti di sicurezza, per abolire le multe alle organizzazioni non governative che violano i nostri confini, per reintrodurre la protezione umanitaria che ha consentito a centinaia di migliaia di persone che non avevano diritto a stare in Italia secondo
tutte le norme del diritto internazionale di rimanere sul territorio italiano. Decreto sicurezza, i decreti sicurezza erano dei decreti di buon senso, le dirò di più, secondo me erano abbastanza blandi, nel senso che noi abbiamo fatto delle proposte che secondo cose che secondo noi mancavano e sulle quali immagino che anche i nostri alleati fossero d'accordo, ma non si poteva fare perché l'alleanza con i 5 Stelle non lo consentiva, per cui non sono affatto, a differenza di quello che si racconta dei decreti dei quali avere paura, sono dei decreti di buon senso di una nazione sovrana che vuole difendere i propri confini, che vuole gestire il fenomeno dell'immigrazione irregolare, che vuole distinguere l'immigrazione illegale dal tema dei profughi, perché sono due cose diverse, e finché si continua a raccontare come se fossero la stessa cosa sarebbe folle. Aggiungo che trovo scandalosa la sentenza della Corte di Cassazione di ieri su Carola Rackete, la considero francamente assolutamente non condivisibile, non è la prima volta che non condivido una sentenza della Corte di Cassazione, non ho condiviso per esempio neanche quella che diceva che se non sei vergine lo stupro è meno grave, perché ne abbiamo viste in questi anni di sentenze della Cassazione assolutamente discutibili. Mi pare francamente folle che noi ci troviamo di fronte a persone straniere che fanno la spola con gli scafisti a casa nostra e che le consideriamo anche degli eroi del nostro tempo. Oggi il Presidente della Repubblica è andato per la prima volta in sinagoga. Sì. Ha detto che la comunità ebraica a Roma rappresenta un pilastro della nostra nazione. Sta combattendo questi rigurgiti antisemiti. Lei crede veramente che ci siano? Che ci sia un ritorno, anche l'ultima scritta che c'è stata a Torino contro Segre, gli attacchi contro la senatrice? Beh, penso che ci sia sicuramente, se non altro, la necessità di tenere sempre alta l'attenzione, perché certi fenomeni non si sconfiggono purtroppo mai definitivamente o rischiano sempre di tornare, quindi non bisogna mai dare per scontato che siano stati sconfitti. Io ho letto diversi studi internazionali fatti sul tema dell'antisemitismo, dell'antisemitismo in Europa, dell'antisemitismo in Italia, e sostanzialmente secondo questi studi ci sono tre matrici di antisemitismo. La più pericolosa è chiaramente il fondamentalismo islamico, cioè quella più diciamo tangibile, il maggiore pericolo per le comunità ebraiche di tutta Europa, secondo gli studi fatti insomma da Israele piuttosto che, è l'integralismo islamico, ed è la ragione principale per la quale diversi esponenti della comunità ebraica di tutta Europa vivono purtroppo sotto scorta. Poi ci sono le matrici, diciamo, estrema destra che conosciamo, la matrice di estrema sinistra, che se vogliamo è ancora più oggi in voga, cioè quando ci fu per esempio la votazione della commissione Segre, io sono rimasta molto colpita perché una mozione che parlava di antisemitismo curiosamente non citava mai lo Stato di Israele. Noi abbiamo presentato un emendamento perché si parlasse dello Stato di Israele, del diritto di Israele a esistere, e loro l'hanno bocciato. Sa perché? Perché se tu parli del diritto di Israele a esistere, la sinistra estrema quella roba non te la vota più. E purtroppo la questione medio orientale, che è questione estremamente complessa, ha fatto sì che in alcuni casi il mancato sostegno alle rivendicazioni di Israele sia diventata una forma di anche quella di antisemitismo. Quindi è un problema, diciamo, ampio, diffuso, complesso, che però bisogna affrontare diciamo senza utilizzarlo, no? Come se fosse uno strumento politico. Bisogna darlo per scontato come una battaglia comune, tant'è che io sono stata la prima a proporre proprio all'indomani del tema della commissione Segre, che è stato strumentalizzato, il tema dell'antisemitismo utilizzato per fare altro, mi dispiace, ho proposto facciamo tutti insieme, votiamo tutti insieme una bella mozione sull'antisemitismo, perché è un tema invece sul quale non bisogna abbassare la guardia. Siamo alla fine, l'ultima domanda di Nicola, poi ne farò una io. Sì, sul i rapporti con l'Europa, una domanda secca, riassunta con Italexit, non Italexit, una posizione anche qui, mi ricollego a quello che dicevo prima, Fratelli d'Italia forse ha assunto una posizione più moderata rispetto a questo tema di almeno alcune parti della Lega. Ma guardi, non so dirle questo perché appunto anche io guardo il dibattito nella Lega, è un dibattito aperto, posso dirle la posizione di Fratelli d'Italia. Noi, come si diceva, siamo copresidenti della famiglia dei conservatori,
La famiglia dei conservatori europei è una delle più, diciamo, radicate, ed è una famiglia che ha una idea molto chiara di cosa l'Europa dovrebbe essere, e cioè una confederazione di stati sovrani, non un modello federale, cioè non un modello che tende a togliere sovranità agli stati nazionali, di un'Europa che si occupa anche appunto di decidere il diametro delle vongole, ma un'Europa che sia un grande soggetto politico, che è il paradosso dell'Europa di oggi, perché noi oggi abbiamo l'Europa che ti dice il diametro delle vongole, ma in Libia non ha una posizione. Cioè, il grosso dell'Europa storicamente sta con al-Sarraj, e la Francia fa gli affari suoi, tanto per cambiare, con Haftar, e nessuno dice nulla. E la Francia fa gli affari, cioè fa, diciamo, difende il suo interesse nazionale sostenendo di fatto Haftar in chiave anti-italiana, e nessuno dice nulla. E io dico che questa non è l'Europa che noi abbiamo sognato. Allora, l'Europa che io sogno è un'Europa nella quale, diciamo, che sulle vongole ognuno ha i suoi mari, le sue vongole, i suoi diametri, e se la vede. E magari abbiamo un'Europa che faccia politica estera, che faccia politica di lotta al terrorismo, che faccia politica di difesa, che si occupi certamente del mercato comune, cioè che faccia alcune grandi materie. Questa è la posizione che hanno i conservatori. E non è la posizione di anti-europeisti, perché uno dei padri di questo pensiero è Charles de Gaulle, che non era esattamente un anti, è considerato un padre, certo, quando, infatti, figuriamoci, era un francese, non ce l'ho con i francesi, per carità, ce l'ho con il fatto che Macron viene considerato un grande europeista, quando la Francia di Macron, anche e soprattutto di Macron, diciamo, ha un atteggiamento molto predatorio, per esempio, verso noi italiani, e invece noi, che tentiamo di difendere i nostri interessi nazionali, come Macron fa chiaramente con la sua Francia, siamo considerati dei pericolosi sovranisti, nazionalisti e compagnia cantante, perché francamente è una tesi che non sopporto, visto che segnala sommessamente un atteggiamento abbastanza aggressivo della Francia nei nostri confronti, punto. Quindi io sono per un'Europa diversa da questa, non ho mai proposto l'Italexit, non credo. Tra l'altro, guardi, non esiste l'opzione dell'Italexit, vogliamo essere seri. L'Italia non può uscire dall'Unione Europea senza che esploda l'Unione Europea. Quindi non è Italexit. Se l'Italia decidesse di uscire dall'Unione Europea, sarebbe la fine dell'Unione Europea. Se l'Italia decidesse di uscire dall'euro, sarebbe la fine dell'euro. Noi non siamo la Gran Bretagna. La Gran Bretagna è entrata nell'Unione Europea nel 1973 e c'è entrata anche malvolentieri, perché era convinta di doverci entrare. Ma oggi ci dobbiamo interrogare se la Gran Bretagna prima pensava che non ci fosse vita al di fuori dell'Unione Europea, adesso pensa che non ci sia vita all'interno dell'Unione Europea. Qualcosa avremmo sbagliato anche noi. L'Italia ha un potere contrattuale nei confronti dell'Europa enorme, che non vuole esercitare, che non va esercitato contro l'Europa, che va esercitato però per stare in Europa come noi meritiamo di starci e come fino ad oggi non ci siamo stati. L'ultima domanda è una domanda, insomma, di profilo internazionale. Lei è stata di recente negli Stati Uniti, è stata a Washington. La sensazione è che lei stia costruendo un'immagine un po' diversa di se stessa e di Fratelli d'Italia, cioè un'immagine internazionale, centrale, per assumere un ruolo un pochettino più spesso, uno standing diverso, dicono quelli che parlano bene. È giusto o non è giusto? Ma guardi, io tendo, diciamo, a costruire sempre molto poco la mia immagine. Non ci sono mai riuscita e probabilmente non potrei riuscirci. Sono una persona che lavora tanto, sono una persona che ha degli obiettivi chiari, sono una persona che ha le idee molto chiare e sono una persona che sa che nella vita devi avere la capacità anche di costruire delle relazioni, devi avere l'umiltà per confrontarti con l'altro, devi lavorare al meglio delle tue possibilità. Io ho delle relazioni internazionali, ho lavorato per costruirle perché ritengo che siano necessarie, per rispondere anche a quelli che dicevano che con Fratelli d'Italia l'Italia sarebbe stata isolata. Io faccio politica per difendere l'interesse nazionale italiano e so che quell'interesse nazionale passa anche per la capacità di costruire relazioni solide con le altre nazioni, con le organizzazioni sovranazionali delle quali noi facciamo parte, sempre però avendo come punto di riferimento che io lavoro per difendere l'interesse nazionale italiano. Lo dico anche perché appunto tu vai a Washington e ti cominciano a dire: ma allora lei è filo Trump, ma lei è filo, qualcuno mi ha detto, ma è più filo Trump o è più filo Orban? No, io non sono filo niente, i fili ce li hanno i burattini. L'idea di una politica estera italiana che deve essere sempre asservita a un padrone straniero è una cosa che a me ha fatto venire i brividi per decenni,
cioè il governo Renzi che si allacciava il cappotto come Obama, pure male, quell'altro che diceva, non è il mio metodo, io rispetto tutti, ma appunto a che l'Italia venga rispettata. E per questo devi farti conoscere, devi raccontare il tuo punto di vista, non devi bleffare, non devi comportarti da servo, perché se ti comporti da servo verrai trattato da servo, devi comportarti da persona che rappresenta una grandissima nazione, come l'Italia è. E questo è quello che io cerco di fare e sono contenta che stiamo riuscendo a costruire dei rapporti importanti. Abbiamo rispettato i tempi, questo è importante, quindi sono sicuro che l'onorevole Meloni tornerà da noi, perché siamo di parola, rispettiamo i tempi. La ringraziamo, ringrazio Nicola Sette, ringrazio Donatella Di Nitto e diamo appuntamento alla prossima settimana. Avremo ospite l'onorevole Lotti e quindi si cambia proprio completamente colore e schieramento. Arrivederci. Arrivederci.